Ciao a tutti, oggi faremo un po' di slancio insieme. Partiamo a terra. Facciamo sempre 10 slanci con la gamba destra. Piccolini, 10 sempre. La gamba, tirarla al più posto, tanto fino a 10. Ok, ripeto tutto con la sinistra 10 volte. Facciamo la stessa cosa, perciò 10 su, tengo. Ora li facciamo indietro, 10, così. 10 belli. Cosa con l'altra gamba? There's no place for rather be. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Braccio fuori, la gamba che sta a terra sempre tesa, nell'altra allo slancio. Sempre 10 volte. Cambio lato, cambio gamba. Cambio lato, rifaccio laterali. Flying by on the Hawaiian roller coaster ride. Hit it in my tato head. Buon lavoro. Ciao, oggi ripassiamo insieme come fare una spaccata. Allora, per fare delle belle spaccate innanzitutto dobbiamo cercare di allenarci tutti i giorni, contando magari i primi giorni fino a 10, poi fino a 20 e poi aumentando sempre di più. Le spaccate poi sono super importanti perché ci danno molta elasticità e poi ci permettono di fare dei salti poi super belli. Allora, per fare una spaccata si parte in ginocchio con la gamba che vogliamo davanti, che poi stenderemo e piano piano scivoleremo giù,
mi raccomando, stendendo anche la gamba dietro. Le mani poi le mettiamo una dal lato e una dall'altro. E in questa posizione iniziamo a contare. Quando poi saremo molto bravi, che sapremo quindi scendere tutte, possiamo anche staccare le mani. Per aumentare poi il livello di difficoltà e aumentare la nostra scioltezza, possiamo mettere le mani prima vicino al piede, poi vicino al ginocchio e poi possiamo anche piegare la gamba dietro. Quando poi sapremo fare delle belle spaccate dove scendiamo tutte, per aumentare ancora di più la nostra scioltezza possiamo prendere dei libri e li mettiamo sotto il piede, prima quello davanti e poi quello dietro, in modo da iniziare a scendere ancora di più. Poi questi livelli poi si possono aumentare anche il numero di libri e poi quando siamo super bravi e super sciolti possiamo prendere anche ad esempio una sedia, però questo quando saremo molto bravi. Ok, e adesso ripassiamo gli jambé. Allora, le jambé è un salto nella quale dobbiamo tirare sulle gambe come fare delle spaccate. Quindi naturalmente per poter fare un bel jambé bisogna fare una bellissima spaccata. Ma com'è che possiamo migliorare a fare le jambé? Allora, noi dobbiamo immaginarci una linea e noi siamo su questa linea e dobbiamo continuare a saltare tirando sulle gambe, immaginando che però le nostre gambe siano sempre sulla linea, non vadano mai fuori, devono sempre rimanere sulla quella linea. Quindi noi saltiamo, tiriamo sulle gambe e poi le richiudiamo ritornando al punto di partenza. Per migliorare ancora di più possiamo prendere due pesetti come questi ad esempio e metterceli alle caviglie, in modo quindi che questi pesetti ci obbligano a tirare ancora più sulle gambe e in modo da poter fare delle jambé ancora più belli. Ciao a tutti! Vi voglio far vedere un circuito fatto di esercizi per rafforzare le vostre braccia. Per farlo avrete bisogno di un pesino da mezzo o un chilo massimo, o in alternativa vanno bene delle mezze bottigliette d'acqua oppure riempite delle vostre borracce. Io userò i pesini per comodità. Allora, il circuito è fatto di tanti esercizi. Ogni esercizio ha un numero di ripetizioni che in base al vostro grado di esperienza nella ginnastica varia. 10 se siete piccoli e avete appena iniziato a fare ginnastica. Potete aumentarlo a 15 a 20 se siete più esperte. Primo esercizio. Flettere in modo alternato le braccia. Secondo esercizio. È uguale a quello di prima, solo che le braccia si flettono insieme. Ricordatevi di tenere fermi i gomiti quando lo fate. Terzo esercizio. Fletto e stendo in alto. Fletto e riporto le braccia in basso. Fletto, stendo. Esercizio. Una volta porto le braccia in avanti, una volta porto le braccia in fuori. Ricordatevi di non superare l'altezza delle vostre spalle. Esercizio. Io mi giro per farvelo vedere bene. Posizione dello sciatore. Quindi busto leggermente flesso avanti e le gambe leggermente piegate. Parto con le braccia piegate, stendo dietro. Ultimo esercizio, sempre dalla partenza dello sciatore, questa volta le braccia sono in basso e piegano come se stessi tirando su qualcosa dal pavimento. Il circuito è terminato. Ricordo che tra un esercizio e l'altro dovete fare almeno 10-15 secondi di pausa e l'intero circuito lo potete ripetere per 2 o 3 volte. Buon allenamento! Ciao a tutti, in questo video sul potenziamento oggi vedremo dei lavori sulla candela e su come alzarsi dalla candela, quindi faremo dei circuiti di potenziamento principalmente per rafforzare le gambe.
Cominciamo. Allora, per questo allenamento vi serviranno un tappetino e una sedia. Iniziamo subito con un mini circuito per andare a potenziare e anche a riscaldare le gambe. Quindi faremo due squat andando a toccare la sedia. Sono proprio dei piccoli squat. Uno, due. Allo stesso modo lo facciamo con una gamba. Uno, due. Cambio gamba. Uno, due. E poi vado a fare due squat completi cercando di tenere i talloni attaccati al pavimento. Uno, due. Lo ripeto. Per 5 secondi la posizione di squat totale, tenendo le gambe unite e sempre i talloni attaccati al pavimento. Quindi ci prepariamo, vado giù, tengo 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, adesso provo a fare la stessa cosa però con una gamba e poi lo faccio con l'altra gamba. Mi metto di lato, parto da terra, con una mano prendo un piede, vado su, stacco la mano e tengo 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Faccio con l'altro piede. Con le mani.
Adesso che abbiamo fatto un po' di potenziamento sulle gambe, potenziamento sulle caviglie e abbiamo scaldato anche la candela, andremo a vedere come ci possiamo alzare dalla candela. Vedremo tre tipi di alzate. La prima, faccio la mia candela e mi alzo con l'aiuto delle mani. Ok, semplice, vado in candela e con l'aiuto delle mani mi tiro su. Un'altra volta. Perfetto, adesso avviciniamo la sedia al tappetino, facciamo la nostra candela e cerchiamo, mentre ci alziamo, di abbracciare la sedia. Quindi andiamo a mettere le mani inizialmente sulla sedia per alzarci. Perfetto, cercate sempre di andare in avanti e quindi toccare la sedia e non il pavimento. Un'altra volta. Perfetto, adesso cerchiamo allo stesso modo di avvicinarci alla sedia ma quasi sfiorarla, quindi non aggrapparci del tutto ma quasi non toccarla. Un'altra volta. Perfetto, adesso cercate di non toccarla del tutto. La terza opzione, proviamo ad alzarci dalla candela prima con una gamba e poi con l'altra gamba. Spostiamo la sedia. Faccio vedere ancora le tre opzioni di salita dalla candela e poi concludiamo il video insieme. Mi raccomando, quando potete fate un po' di circuiti di potenziamento per andare a lavorare sulle gambe, sulle caviglie, allenatevi sempre sulla candela e provate a fare queste tre modalità di alzate per la candela, per poi magari attaccarci degli altri elementi come una ruota. Fateci sapere, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo con la prossima pillola di ginnastica. Ciao bimbi! Siete pronti per la terza pillola della ginnastica? Ecco a voi la ruota. Benissimo. Ci allunghiamo verso l'alto, portiamo bene le braccia attaccate alle orecchie. Passo da gigante. Appoggio le mani lontani dal piede, spingo e voilà! Ciao a tutti, eccoci pronti per qualche esercizietto per imparare la ruota con una mano. Quindi per prima cosa, per fare la ruota con una mano, se faccio la ruota con la gamba destra, dovrò utilizzare il braccio destro. Se invece faccio la ruota con la gamba sinistra, dovrò utilizzare il braccio sinistro. Quindi lo stesso braccio della gamba che utilizzo. Primo esercizietto, dobbiamo rafforzare un po' il muscolo. Quindi, ad esempio, faccio con la destra, poggerò una mano e piccoli slancetti
e ritorno. Cerco l'equilibrio su un braccio, solo e stacco poco poco il piede. Ok, fate un po' di ripetizioni fino a quando non vi sentite molto sicuri. Ok, poi dopo aver fatto questo abbiamo rafforzato la nostra, un pochettino di più la nostra muscolatura. Prendete dello scotch di carta o dei pezzettini di carta. Io ho preso dello scotch di carta e ho disegnato per terra 4x. Quindi sulla prima x metterò la prima mano e la seconda mano la metterò sull'ultima x e facciamo la prima. La ripetete un po' di volte, poi metterete il primo braccio sulla prima X e avviciniamo la seconda mano, quindi andrà sulla terza X. E blocco. Poi avviciniamo ancora di più, prima e seconda. E blocco. Anche questo lo ripeterete per un po' di volte e poi arriviamo a una X sola, quindi mettiamo una mano sopra l'altra e blocco, e anche con una mano sola lo ripetete per un pochettino di un po' di volte. Poi dopo che abbiamo ripetuto un po' di volte questo, facciamo la ruota e appoggiamo un dito con la seconda mano. Ancora una volta cerco sempre di tenere bene il peso sulla prima e su un dito solo. Il piede deve avvicinarsi subito bene alle mani e devo spingere ad andare molto veloce. Dopo che avete fatto tutti questi esercizi, sarete pronti a fare benissimo la ruota con una mano. Bravissimi, ciao!